Musica, sorriso e fantasia, ma soprattutto Radio Derby Web. Adesso va. Ok. Improvvizza alla Collina dei Conigli. Siamo qui alla Collina dei Conigli. Tutti i mercoledì sera alla Collina dei Conigli. Il programma si chiama Improvvizza. Improvvisa. Improvvisa. Il venerdì in onda su Radio Derby Web. Ogni mercoledì sera alla Collina dei Conigli improvvizza. Va in ordinary sera. Improvvizza. Improvvisiamo in onda il venerdì sera. A partire dalle ore 19, collegatevi su Radio Derby Web. Su Radio Derby Web. E sarà in diretta il mercoledì alla Collina dei Conigli, ma live a Radio Derby Web il venerdì. Va, 1, 2, 3, prova, 1, 2, 3, prova. Improvvizza. Improvvizza. Improvvisa. Improvvizza. Improvvisa. Isa Jazz Quartet, disponibili per cerimonie ed eventi. Per informazioni ci trovate su Facebook e MySpace, oppure potete contattarci al 347-2682-059 o scrivendo a isajazzquartet@hotmail.it. Sai cosa sia veramente la comunicazione? Conosci veramente cos'è un'emozione? Se hai risposto no ad almeno una domanda, ti invito ad iscriverti al seminario superiore sulla comunicazione. Informati mandando una mail a reterno@alice.it oppure contatta il 347-900-9007. Gabriele Bertozzi, insegnante di canto e pianoforte. Per informazioni, contattare il 347-4192-315. Centro di formazione musicale di Forlì, Musicare, in via Francesco Nullo. Insegnanti con esperienza pluriennale impartiscono lezioni di pianoforte, canto, basso, chitarra, batteria e percussioni. Per informazioni, contattare il 330776643. Musica, sorriso e fantasia, ma soprattutto Radio Derby Web. Eccoci di nuovo qua per la seconda puntata di Improvvisa, un programma che tratta le problematiche e le opportunità per gli emergenti nel mondo di oggi. Abbiamo qui con noi oggi Gabriele Bertozzi, che è un insegnante di canto e di pianoforte, ma adesso lascerò che si presenti lui. Insegnante di canto e di pianoforte, arrangiatore, compositore, autore. Che altro dire, realizzo preproduzioni, cerco di seguire ragazzi interessanti per poter dare a loro gli strumenti appunto per promuoversi ad un certo livello, così. Allora io ne approfitterei anche per presentare la... Tu so che qui a Forlì, perché ricordiamo noi stiamo registrando dalla Collina dei Conigli che si trova nel parco urbano di Forlì, e so che tu vieni qua per insegnare canto nel centro di formazione musicale, Musicare si chiama, e quindi se vuoi presentare un attimo il centro, come è strutturato, che tipo di lezioni vengono impartite, eccetera, eccetera. Nel centro vengono fatte lezioni appunto di canto col sottoscritto, chitarra, basso, pianoforte, batteria e percussioni. I nomi dei docenti sono necessari, giusto? Lui dice così perché tutte le volte almeno uno se lo dimentica. No, penso di potercela fare. No, forse no, forse no. Dunque, il docente di chitarra è Alberto, che è anche il direttore della scuola. Poi abbiamo pianoforte Antonio, Manuele alla batteria e percussioni. Il bassista non me lo ricordo. Perché tu lo sapevi?
te le ho fatte dire apposta perché sapevo che al bassista gliel'avrei chiesto quante volte, 10 forse. Allora, adesso iniziamo con, insomma, tanto, allora, tu sei il mio insegnante di canto, questo si può tranquillamente dire, nonché arrangiatore, nonché pianista, nonché ci mettiamo dentro tutto, buttiamo su. Compositore. Allora. Produttore, pre-produttore. Tanto. Allora, adesso direi di iniziare subito con te, andiamo subito su qualcosa, tra virgolette, di provocatorio. Quindi diciamo che l'argomento di oggi, io quello che avevo messo come titolo era l'apprendimento, tra parentesi, e i falsi miti. Quello di cui vorrei che si parlasse è prima di tutto l'apprendimento, quindi a che cosa serve la tecnica, a che cosa serve imparare comunque a interpretare il pezzo in un certo modo, eccetera, eccetera, tutte le cose che che bisogna imparare, e tra virgolette quelle come tu insegni, e poi dopo passiamo all'argomento un po' più, scaviamo un po' più a fondo nel, diciamo, nel lato negativo. No, inizierei col dire che purtroppo chi canta e non possiede la tecnica, ovviamente, cosa dice? La tecnica non serve perché si perde in comunicativa, perché è eccessivo magari curare i particolari, bisogna metterci il cuore, l'anima, ok. Però io uso una metafora: se Schumacher non sapeva guidare, non diventava campione del mondo di Formula 1. Quindi io credo che la tecnica sia importante sotto due aspetti. Uno, quello che riguarda, trattandosi di voce, della salute della voce stessa. Usarla bene vuol dire poter arrivare a 100 anni ancora con la voce integra. Usarla male vuol dire avere 5-6 anni di carriera e poi essere fritti. Quindi è necessaria, ed è necessaria anche dal punto di vista artistico, perché ti permette di realizzare cose che senza tu non riesci, anche se nel tuo pensiero c'è, cioè, di, non so, il passaggio difficile, l'interpretazione difficile, senza l'apporto della tecnica non risulta altrettanto efficace. E questo lo dico perché c'è un pochino il pensiero comune che quando uno ascolta ad esempio un brano che sia dell'Aguilera, Giorgia, eccetera, che sia tutto così registrato istintivamente, è pianificato anche fra un take e l'altro, quando l'artista deve andare in bagno, per usare proprio l'eccesso. Non esiste nulla di casuale, è tutto studiatissimo. Poi ovviamente l'abitudine a pianificare, questo sul quale lavoro molto io, l'abitudine a pianificare uno studio in un certo modo, poi fa sì che col tempo l'artista stesso diventi indipendente in questa cosa e riesca a farlo pensandoci un pochino meno. Ma si deve comunque passare da quel percorso lì. Insomma, abbiamo fatto esempi proprio bassi bassi. La Aguilera e Giorgia siamo andati proprio a prendere. Il problema, mi riallaccio a quello che hai detto tu prima, così iniziamo già a sfociare in discorsi un po' più cattivelli. A me è capitato, tanto adesso il panorama della musica italiana è contaminato da tutti questi qua che escono dai talent. A me è capitato per sbaglio, facendo zapping, un'intervista l'anno che erano usciti da Amici l'Amoroso e Valerio Scanu. Loro affermavano e si vantavano anche di essere arrivati tra i primi due di Amici non avendo mai studiato canto nella loro vita. L'Amoroso ancora posso credere che non l'avesse mai studiato, anche perché ha la laringite, una volta sì e l'altra pure, quindi secondo me un pochettino forse andrebbe impostata. Sinceramente Valerio Scanu, che a 7 anni aveva fatto Bravo Bravissimo, che in tutta la sua vita non siamo andati a lezioni di canto, io ho qualche dubbio. Però c'è questo, comunque, questa vantarsi che sia cantante senza aver mai studiato. E io ti ho chiamato qui proprio perché mi sono rotta le scatole di questa cosa, perché
chi fa il cantante o comunque lo vuol fare di professione si fa un mazzo tanto, si fa lezioni di solfeggio e di intervalli e studiati quello e di stile, l'interpretazione, vai a teatro e di qua e di là, e poi questi qui vanno lì e ti fanno credere che da un giorno all'altro ti puoi improvvisare cantante. Nel caso di Valerio Scanu credo non l'abbia detto che ha studiato canto proprio per i risultati, cioè meglio pensare che non abbia mai studiato canto. Per quanto riguarda lo studio, sì, ma purtroppo c'è tutto un discorso molto più complesso, vale a dire il fatto che poi questi personaggi, non avendo un background, perché cioè, pensate solamente se andiamo negli anni 70-80, i Baglioni, Cocciante, Zero, era gente che a 16 anni erano già sui palcoscenici. Ad esempio ricordo di Zero una partecipazione a un musical con Rita Pavone, cioè c'era background. Quando tu dal nulla compari in queste trasmissioni e diventi Valerio Scanu, Alessandra Moroso, eccetera, non hai lo spessore artistico per poter reggere negli anni, per poter... Poi ci potrà essere fra questi qualcuno che, avendo i numeri, magari col passare degli anni, sai, però non da solo, sarà sempre aiutato e quindi magari inizierà a studiare canto seriamente e a perfezionarsi. Ma purtroppo oggi vuol passare a tutti i costi questo messaggio che non ci sia bisogno di studiare per arrivare, basta andare lì in queste piazze a fare delle file inutili, sono inutili le file ad Amici, sono inutili le file ad X Factor, perché le persone che poi arrivano nelle serate, quindi visibili, sono quelle persone che le etichette discografiche vogliono promuovere. E quale miglior mezzo per promuovere un artista se non quello di farlo arrivare in diretta TV, o in un canale 5 o in un Sky? Cioè, a testimoniare questo, io ho avuto modo di sentire Balestra, che penso lavori adesso per la Sony, non ne sono convinto, per la Universal, comunque sia, che parlava ad esempio di Giusy Ferreri, diceva che prima di entrare a X Factor lei aveva già un precontratto con la Sony, gliel'hanno sospeso per la durata del programma e poi gliel'hanno riattivato a fine programma. Idem Noemi, erano anni e anni che girava lì attorno, quindi di sicuro, diciamo che ad esempio forse X Factor rispetto ad Amici, X Factor ancora di più ci va un prodotto quasi finito, nel senso comunque qualcuno che ha bisogno della visibilità per venire fuori. Amici, l'impressione che ho avuto anche sentendo un po' in questo ambiente, parlando un po' in giro, è che vadano su gli allievi dei professori che ci sono dentro. Professori, vabbè. Io vorrei, a proposito, cioè non bisogna essere, fare di tutta l'erba un fascio, perché ad esempio Palma, Pitteri, cioè voglio dire, sono insegnanti seri, persone preparate, però quando a questi qui vengono associate figure, parlo di Amici, come la Di Michele, che se andate a vedervi su YouTube una sua partecipazione a un Sanremo degli anni 90 assieme a Rossana Casale, era una cosa imbarazzante, cioè non c'era tecnica, non c'era niente, e che cosa può comunicare? Non penso che nel giro di 15 anni questa qua possa essere diventata un'insegnante ai livelli di quelli che ho menzionato prima. E quindi ho perso un po' il filo del discorso, stavamo parlando, dopo mi scattano questi file di polemica. Ma comunque adesso devo mandare la pubblicità, quindi riprendiamo dopo. Musica, sorriso e fantasia, ma soprattutto Radio Derby Web. Gabriele Bertozzi, insegnante di canto e pianoforte. Per informazioni contattare il 347-4192-315.
Sai cosa sia veramente la comunicazione? Conosci veramente cos'è un'emozione? Se hai risposto no ad almeno una domanda, ti invito ad iscriverti al seminario superiore sulla comunicazione. Informati mandando una mail a reterno@alice.it oppure contatta il 347-900-9007. Isa Jazz Quartet, disponibili per cerimonie ed eventi. Per informazioni ci trovate su Facebook e MySpace, oppure potete contattarci al 347-2682059 o scrivendo a isajazzquartet@hotmail.it. Centro di formazione musicale di Forlì, Musicare, in via Francesco Nullo. Insegnanti con esperienza pluriennale impartiscono lezioni di pianoforte, canto, basso, chitarra, batteria e percussioni. Per informazioni contattare il 330776643. Improvvisa, improvvisa, improvvisa. Tutti i mercoledì sera alla Collina dei Conigli. Il programma si chiama Improvvisa, improvvisa, improvvisa. Il venerdì in onda su Radio Derby Web. Improvvisa, 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 improvvisa. Tutti i venerdì sera a partire dalle ore 19 su Radio Derby Web. www.radioderbyweb.altervista.org. Musica, sorriso e fantasia, ma soprattutto Radio Derby Web. Allora, siamo di nuovo qua. Allora, riprendiamo da quando stavamo parlando di in che cosa consiste comunque l'insegnamento del canto, nel senso, per chi non ha mai fatto lezione o magari per chi ha un insegnante scrauso, che cosa dovrebbe fare un insegnante, cioè com'è l'approccio, che cosa si va a modificare, tutta una serie di cose. Un insegnante innanzitutto deve cercare di insegnare tutto quello che riguarda la tecnica del canto stesso, che è a partire dalla respirazione, dall'uso del diaframma, masticazione e andare a togliere tutti quei difetti che comportano l'usare male le corde vocali. E questo deve cercare di farlo senza togliere quelle che sono le caratteristiche di ogni individuo, e poi parallelamente deve creare cultura musicale nell'allievo stesso, perché è impensabile che un ragazzo che studi canto da un anno, ipotesi, studi due brani in tutto l'anno e non ascolti mai musica diversa da quella che riguardano i propri gusti, perché faccio l'esempio del falegname. Il falegname lavorerà sempre quei due tipi di legnami, però li deve conoscere tutti, insomma. E parallelamente cercare di arricchirlo anche per quello che riguarda l'interpretazione, dove c'è un discorso di dinamiche, vale a dire di volumi sonori, di colori della voce, di timing sul brano, perché un brano latin, ipotesi, non si può cantare con lo stesso timing che si usa per un funky. Tutto quello che riguarda il creare un musicista, cioè il cantante deve essere un musicista come un pianista, come il chitarrista, come il bassista, e quindi bisogna coprire tutta la gamma delle conoscenze relative appunto al canto, che non sono solo quelli di cantare un brano intonato o di andare a fare un karaoke, ma di saper personalizzare il brano e renderlo proprio, creare un proprio vestito. Io a questo aggiungo anche la presenza scenica, che non l'hai citata, però anche quella, quando ti muovi in giro, cioè, comunque ormai, per come vanno le cose adesso, la discografia si basa molto anche sui live, quindi il fatto di saper comunque stare davanti alle persone, secondo me, è abbastanza importante. Diciamo che è una parte che comunque, io ad esempio, da quel lato lì non è che posso insegnare più di tanto, nel senso che ognuno deve vivere la propria disinibizione di fronte alla propria arte,
e ognuno la vive in maniera diversa, e quindi sì, magari puoi suggerire, guarda, non stare lì impalato, perché se anche tu sei bravissimo, te ne stai lì impalato, fermo, non arrivi a nessuno, questo sì, però diciamo che ognuno di noi ha un proprio modo di esprimere. L'importante è non essere inibiti, perché l'inibizione è quella che al 90% ti frena nel modo di interpretare, di realizzare il brano che tu stai cantando, ecco. Allora, il riferimento, già prima mi hai citato l'Aguilera e Giorgia. Quando, cioè nel senso, se tu dovessi, a livello, parliamo tecnico, ma anche in generale come artista, cioè fammi un esempio uomo, un esempio donna a livello internazionale, un esempio uomo, un esempio donna a livello italiano, cioè quelli che per te sono il top. Il tempo passa per tutti, quindi ci sono stati dei momenti, questo capirai poi perché. Beh, a livello internazionale sicuramente l'Aguilera è la numero uno indiscussa adesso. Io ho sentito fare delle cose e soprattutto, riallacciandomi al discorso di prima, in tutti i generi, cioè ha fatto anche del rap, soul, funky, jazz, ha collaborato con Herbie Hancock e poi pezzi dance, pop rock, latin, ha fatto di ogni e a dei livelli assurdi, cioè una precisione. Questo non, per dire appunto che è importante, però ci deve sempre essere il discorso anche artistico, perché uno può diventare bravo tecnicamente ma non esprimere nulla. Quindi lì diciamo che ci sono tutte e due le componenti espresse al massimo. Per quanto riguarda gli uomini, ce ne sono tanti. C'è Steven Tyler degli Aerosmith, secondo me. E pensare che lui era batterista della band e casualmente avevano bisogno di un cantante, ha iniziato a cantare lui e hanno preso un altro batterista. Poi Stevie Wonder sicuramente, Bublé, incredibile. Vabbè, andiamo anche oltre, un ultra ottantenne, Tony Bennett, ancora 80 anni, è uno che sorprende. Ma ce ne sono tantissimi. In Italia il discorso tecnico, purtroppo, come dicevo nella puntata scorsa, riallacciandomi al discorso dei cantanti delle ultime generazioni, il discorso tecnico non viene molto curato. Si predilige l'originalità del timbro a discapito della musicalità stessa, perché vanno tutte queste voci afone che se vanno da un logopedista si mette le mani nei capelli. E per quanto riguarda comunque cantanti che io apprezzo, sicuramente Giorgia numero uno, Elisa anche lei scrive, anche Giorgia purtroppo scrive anche, mentre Elisa scrive. Per quanto riguarda gli uomini, purtroppo devo andare al compianto Alex Baroni, che secondo me è stato cioè, mi vengono i brividi a parlarne, cioè, tecnicamente era un mostro, ma ce ne sono tantissimi altri. Mario Biondi nella sua particolarità, parliamo di 15 anni fa, Baglioni, Zero, con voci magari diverse da quelle americane, spinte sempre all'estremo. Adesso nel caso specifico di Renato Zero, più sull'interpretazione che sull'estensione vocale, perché è un baritono. Non me ne vengono in mente altri. Sì, Mina è un caso a sé. Mina sono
50 anni che si dice Mina, cioè Mina è un caso a sé, cioè non è, c'è chi fa musica e c'è la musica, no? Lo dicevano, ricordo il poeta Goethe, lo diceva su Mozart, no? Esiste la musica ed esiste Mozart, che è musica, cioè. Adesso, visto che abbiamo detto l'apprendimento eccetera eccetera, d'accordo con un'altra tua allieva, faremo sentire i miglioramenti che ci sono stati a distanza di 3 anni, senza che facciamo sentire uno spezzone live di Sara Valgimigli che canta Oceano, proprio uno spezzone perché più di 30 secondi non è tollerabile, lei no, si suicida. Non mi assumo la responsabilità di questa cosa perché... Poi farai un commento brevissimo su quel tipo di esibizione e quali sono i difetti, in maniera che magari anche chi non ha l'orecchio precisissimo se ne renda conto. E poi dopo, prima di mandare la pubblicità, faremo sentire invece un altro pezzo cantato adesso per capire la differenza. Quindi adesso mandiamo il pezzo di Sara, Oceano. Già dice tutto. Lei spero che non guardi questa puntata, ma me l'ha detto lei che potevo fare questa cosa. In una, qui ad esempio, su di lei, che tipo di lavoro hai dovuto fare? Dunque, c'era una problematica legata alla respirazione, sempre una respirazione femminile, purtroppo quella naturale è la detta scapolare alta, cioè voi donne, e non è discriminante, cioè respirate con le spalle alte, come quando si ha paura, no? Questa respirazione che non fa usare totalmente la capienza polmonare. E poi c'era un discorso di impostazione, era tutto questo suono centrale pseudolirico ma anche stonato, e quindi lavorazione sulla masticazione e sul aprire il suono, che era chiuso sostanzialmente, c'era questo suono centrale che sembrava di impostazione lirica ma non era neanche lirica, era un'impostazione sbagliata che non portava sicuramente a risultati soddisfacenti. Sentendo questa cosa qua, se la sente Elisa la denuncia, cioè. Adesso andiamo a sentire la registrazione della canzone La Notte, quella portata quest'anno da Arisa al Festival di Sanremo, e poi dopo pubblicità. Basta un raggio di sole, un cielo blu come il mare, perché mi porta un dolore che sale, che sale, si ferma sulle ginocchia che tremano, e so perché. E non arresta la corsa, lui non si vuole fermare, perché è un dolore che sale fa male. Ora lo stomaco, fegato, vomito, fingo, ma c'è. E quando arriva la notte e resto sola con me, la testa parte, va in giro in cerca dei suoi, perché né vincitori né vinti, si esce sconfitti a metà. La vita può allontanarci, l'amore continua. Lo stomaco ha resistito anche se non vuol mangiare, ma c'è il dolore che sale e fa male. Arriva il cuore, lo vuole picchiare più forte di me.
segue nella sua corsa, si prende quello che resta ed in un attimo esplode, mi scoppia la testa. Vorrebbe una risposta, ma in fondo risposta non c'è. Il sale scende dagli occhi, il sole adesso dov'è? Mentre il dolore sul foglio è seduto qui accanto a me. E le parole nell'aria sono parole a metà, ma queste sono già scritte e il tempo non passerà. E quando arriva la notte e resto sola con me, la testa parte e va in giro in cerca dei suoi perché. Né vincitori né vinti, si esce sconfitti a metà. La vita può allontanarci, l'amore può continuerà. Resto sola con me, la testa parte e va in giro in cerca dei suoi perché. Né vincitori né vinti, si esce sconfitti a metà. La vita può allontanarci, l'amore può. Musica, sorriso e fantasia, ma soprattutto Radio Derby Web. Isa Jazz Quartet, disponibili per cerimonie ed eventi. Per informazioni ci trovate su Facebook e MySpace, oppure potete contattarci al 347-2682-059 o scrivendo a isajazzquartet@hotmail.it. Gabriele Bertozzi, insegnante di canto e pianoforte. Per informazioni contattare il 347-4192-315. Musica, sorriso e fantasia, ma soprattutto Radio Derby Web. Allora, abbiamo ascoltato i due pezzi di Sara, direi che meno che uno non abbia le orecchie foderate di prosciutto, la differenza si senta. Allora, adesso parliamo un po' di un argomento che so che mi avevi accennato oggi, che ne volevi parlare, il discorso di quanto del merito va dall'insegnante, quanto del merito va dall'allievo. Nel senso che tante volte si dice, si dà troppo peso a una cosa o all'altra. Dunque, io dico sempre a tutti i ragazzi, ci sono le Ferrari, ci sono le 500, ci sono i Mercedes, ci sono i BMW, così abbiamo la par condicio anche per la pubblicità occulta. Io credo che il merito dell'insegnante sia quello di riuscire a tirare fuori il massimo possibile da ognuno di queste persone che vengono a proporsi per imparare a cantare. Credo comunque che l'insegnante debba creare tutto le situazioni possibili, citando tutti gli aspetti tecnici, interpretativi e culturali, perché poi il ragazzo possa sviluppare il suo talento.
senza di questi l'insegnante diventa come quella maggior parte di idioti che fanno parte di giurie, di concorsi, che dicono nazionali, che ti dicono qui mi piace, qui non mi piace, ma non va bene, mi sembri questo, mi sembri quest'altra. Sostanzialmente non serve a niente. Se non si va a creare un percorso che è individuale, ognuno di voi ha una propria psicologia e va aiutato a trovare la strada giusta, ecco. Però senza materiale, io che sono sempre stato abbastanza severo a molti ragazzi che purtroppo, o per fortuna, perché magari dopo hanno fatto altre cose più interessanti, non avevano le qualità, io dicevo semplicemente: guarda, tu puoi diventare intonato, essere gradevole da ascoltare, ma non diventerai mai Stevie Wonder, per fare un esempio. Cioè, bisogna essere anche realisti, perché poi questo si riaggancia a tutta quella che è la problematica adesso dei concorsi. Tutti questi concorsi stanno generando fumo negli occhi che non serve a nessuno, perché vincere un concorso da una parte o dall'altra, avere tutto un curriculum di 72 concorsi vinti, non serve a niente. La musica non è gara, ma espressione di un'arte. Ognuno deve riuscire ad esprimere l'arte al meglio, ma non esiste uno migliore, uno peggiore fra gente che sappia cantare. Esistono tante persone che fanno lo stesso lavoro, e gli insegnanti a volte su questo contribuiscono a creare aspettative, a montare la testa solo per accaparrarsi gente. E io non sono così, tu lo sai. C'è anche da dire che il discorso che facevi tu prima del fatto di i concorsi che creano questa competizione perenne tra i cantanti, io ti dico, tu lo sai, io fino a un anno fa partecipavo ai concorsi come interprete. Quest'anno mi sono riuscita finalmente a infilare come cantautrice grazie a te. E sono due mondi totalmente diversi, cioè per fortuna ancora nel mondo dei cantautori questo tipo di cosa, di competizione, non si sente, nel senso che io quando mi trovo a gareggiare con dei cantautori non è una gara, ma è semplicemente uno scambio, è un confronto, ma non c'è, ah guarda lui che è passato, quello lì è una capra, dovevo passare io, non esiste. Negli interpreti purtroppo, secondo me, anche comunque dovuto non solo ai concorsi ma anche alla televisione, c'è proprio l'idea della gara dove c'è uno che deve essere per forza migliore di un altro e arrivare prima. Sì, e poi anche su questo discorso qua vorrei porgere l'attenzione a un'altra cosa, che è quella relativa all'estensione. Cioè, si pensa che essere bravi interpreti si è bravi solo se si prendono dei mi bemolle, mi, dei fa. Invece non è così. Cassandra Wilson, per dire un nome che mi è venuto così istintivamente, un contraltone con delle note basse che ti fanno vibrare lo sterno, però avercene, insomma. Cioè, si sta spostando tutta l'attenzione verso falsi valori, se vogliamo dire, perché in un'orchestra non esistono solo i violini, ci sono i contrabbassi, ci sono i violoncelli, ci sono le viole, e quindi c'è tutta la gamma dei suoni, e tutti sono importanti, non solo quelli che arrivano in alto. Invece c'è un po' sta cultura, cultura che in Italia è diventata morbosa in certi aspetti, però fortunatamente c'è spazio per tutti, ecco. Senso che ultimamente i contralti stanno venendo fuori, dopo anni che abbiamo sentito solo la mannoia, mezzo soprano, che adesso, vista l'età, la si può classificare tranquillamente fra i contralti.
spieghiamo magari agli ignorantissimi da casa che non sanno cos'è un mezzo soprano, un contralto, un soprano. Facciamo una brevissima classificazione così. Classificazione delle voci, le voci acute femminili, soprani. Fai un esempio. Elisa, sì, Elisa. Ma io, Elisa... Sì, 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 nel pop poi c'è un discorso diverso, le classificazioni sono nate più in un concetto di musica classica, quindi sì, diciamo Elisa, mezzo soprano, Mina, la Mina attuale, contralto, Noemi, Mannoia, Emma Marrone, anche se vuole cantare da mezzo soprano, però ha caratteristiche da contralto, perché non c'è solo un discorso legato all'estensione, ma anche al colore. Un colore scuro, benché arrivi in alto, non può essere un soprano, è un contralto che arriva in alto. E per quanto riguarda gli uomini abbiamo tenori, tenori Bocelli, tenore, baritoni, Renato Zero, De André, De Gregori, cioè baritoni la maggior parte diciamo, e bassi, di bassi che fanno del pop io non ne conosco. Mario Biondi, beh... baritono propriamente basso. Allora adesso parliamo, visto che prima parlavamo, abbiamo detto meriti dell'insegnante, meriti dell'allievo, adesso invece andiamo agli errori, quelli che ti sono capitati più frequentemente di vedere fatti da degli insegnanti sugli allievi. Questa è una cosa che mi mette in difficoltà, deontologicamente non si dovrebbe fare. Non dici nomi. Va bene, sì, gli errori i più gravi sono sicuramente quando non viene curata la masticazione e l'utilizzo del diaframma, ma si tende a far cantare di gola, non ci si accorge magari del mento spinto in avanti, dell'irrigidimento appunto della mandibola protratta in avanti. Questa è una cosa che può creare anche danni seri. E l'errore che purtroppo vedo spesso è il non spiegare che un brano è fatto di dinamiche, di respiri, di colori. Non si tende ad insegnare senza considerare la struttura del brano, l'arrangiamento. Ipotesi, una prima strofa, un primo inciso non possono essere cantati con la stessa intensità della seconda strofa e del secondo inciso, e poi soprattutto bisogna ascoltare cosa succede sotto musicalmente. Se si ha una prima strofa con un pianoforte e una seconda strofa dove entra la batteria, bisogna cambiare qualcosina. Non si fanno analizzare i testi. I testi sono importantissimi, sono i testi che esprimono emozioni, e le emozioni vanno espresse anche nel canto. Allora, adesso facciamo l'esperimento che abbiamo fatto prima, solo che stavolta mi ci metto io e mi tapperò le orecchie. Allora, sentirete una mia registrazione di 3 anni fa dove cantavo L'amore si odia. Io adesso mi vado a sotterrare da qualche parte. Vieni qua, sempre la stessa storia, un equilibrio instabile, instabile, che crolla il vento di una nuova gloria, l'amore si odia, se fosse così facile, se fosse ancora innamorato di me ed ogni perda lo sai, si finge di essere nervosa. Perché tu mi permettevi di cantare 3 anni fa? Dimmi questa cosa.
Questa è un'altra particolarità appunto del mio lavoro, di saper intuire là dove c'è originalità e dove c'è possibilità di miglioramento. Adesso facciamo ascoltare Come la pioggia, per far sentire come canto adesso, e soprattutto questo qui è un pezzo che abbiamo scritto assieme, quindi ci tenevo particolarmente a farlo sentire, e poi dopo andiamo con la pubblicità. Sono frammenti di parole vuote ormai perdute, che restano sepolte lì dove il silenzio fa tremare e l'inconscio fa soffrire per la voglia di scoprirmi ancora troppo sola nel desiderio di capir perché. Rapisco tutte le malinconie. Se fossi aria che asciuga ogni dolore e poi va via, via lontano, lontano. Sento il bisogno di fuggire da quel peso che mi opprime e che lascia solo stanze vuote nei miei pensieri, voragini di sogni espressi mai. Come la pioggia rapisco tutte le malinconie. Se fossi aria che accende ogni colore e poi va via, via lontano, lontano. Come la pioggia. Musica, sorriso e fantasia, ma soprattutto Radio Derby Web. Sai cosa sia veramente la comunicazione? Conosci veramente cos'è un'emozione? Se hai risposto no ad almeno una domanda, ti invito ad iscriverti al seminario superiore sulla comunicazione. Informati mandando una mail a reterno@alice.it oppure contatta il 347-900-9007. Centro di formazione musicale di Forlì, Musicare, in via Francesco Nullo. Insegnanti con esperienza pluriennale impartiscono lezioni di pianoforte, canto, basso, chitarra, batteria e percussioni. Per informazioni contattare il 330776643. Improvvisa. 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 Tutti i mercoledì sera alla Collina dei Conigli. Il programma si chiama Improvvisa. 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 Il venerdì in onda.
onda su Radio Derby Web. Improvvisa. 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 Tutti i venerdì sera a partire dalle ore 19 su Radio Derby Web. www.radioderbyweb.altervista.org. Musica, sorriso e fantasia, ma soprattutto Radio Derby Web. Allora, adesso, visto che fino adesso abbiamo parlato del tuo lavoro come insegnante, andiamo un po' a parlare del tuo lavoro come compositore, arrangiatore, eccetera, eccetera. Quindi, da quanto tempo scrivi, che tipo di genere, eccetera, eccetera. Da quanto tempo scrivo? Purtroppo scrivo dai tempi che si usava ancora il vinile, perché ho iniziato prestissimo a scrivere cose che non voglio neanche fare ascoltare ai miei parenti più stretti. A questo proposito, dovete sapere che qualche tempo fa lui ha trovato questo blog dove c'erano dentro dei testi vecchi e ho scoperto che ha avuto il periodo dell'odio nei confronti dei vicini. C'erano una serie di pezzi dove diceva contro i vicini di casa, quelli del paese, quelli della città. C'aveva con tutti, quello era il periodo dove c'era l'odio. Sì, ho iniziato appunto... ancora prima di avere le conoscenze musicali, per poi trattare la musica al 100%. Devo anche ringraziare la tecnologia, perché quando ho iniziato io a scrivere non era possibile, a meno che uno non fosse un benestante, realizzarsi uno studio in casa per farsi arrangiamenti, eccetera. Quindi mi ha aiutato anche molto la tecnologia dopo negli anni. E comunque sì, ho iniziato a scrivere a 16-17 anni. Quindi genere, che genere hai fatto? Cioè, nel senso classico, pop, rock? Io parallelamente frequentavo il conservatorio e quindi ho scritto anche classico, ho scritto per coro, ho scritto per orchestra, per quartetti di sassofoni, ho trattato la materia totalmente. Per quanto riguarda la musica, quella diciamo leggera, dal pop al rock, anche qualche brano jazz, così. Allora, visto che tu non ci arrivi, ci arrivo io, so di una collaborazione grossa che hai fatto a suo tempo con la PFM. Se la racconti tu? Sì... praticamente un premio che ancora esiste, che si svolge vicino alla Spezia, è il premio Lunezia. È un premio musical letterario, così viene definito, e ogni anno chiamano appunto, selezionano dei testi e chiamano appunto i compositori. E io ho avuto la fortuna nel 2008 appunto di poter arrangiare per Big Band, più loro naturalmente che suonavano assieme alla Big Band, un brano della PFM, Maestro della Voce. E mi sono trovato appunto a fare le prove con loro, a lavorare con loro, a interagire con... era il bassista Patrick Givas, tramite mail, così. Era una cosa che un pochino mi imbarazzava, mi emozionava, e devo dire che comunque è stata una bellissima esperienza, perché mi sono reso conto finalmente, non è che ne, cioè, anche se non ce n'era bisogno forse, però che più si è grandi più si è umili, cioè persone di un'umiltà pazzesca, cioè, e grandi musicisti, cioè capaci. Purtroppo quando si ha a che fare con i musicisti
più pericolosi sono quelli, io definisco mezza misura, quelli sono pericolosissimi perché a spallate, sgomitate, vogliono venire fuori, mentre questi qua sono dei grandi, cioè non hanno bisogno di dimostrare più niente. Ed è stata una bellissima esperienza. Allora, visto che prima stavamo parlando di, diciamo, quello che dovrebbe essere il background, comunque l'argomento di oggi è l'apprendimento, quindi quello che dovrebbe essere il background, diciamo, di un cantante in generale, magari più specificatamente per l'interprete. Per quanto riguarda il cantautore, partendo dal presupposto che io ritengo che debba comunque avere anche il background dell'interprete, mentre purtroppo questa è una cosa che si pensa che c'è molta la credenza che il cantatore possa permettersi di non saper cantare. Per anni è stato così. Negli anni 70, cioè De Gregori, non puoi definirlo un cantante, ma lo stesso Vasco Rossi, cioè, non è un cantante. Diciamo che è un interprete, ma non un cantante. Inteso, il cantante è quella persona che ha gli strumenti, vedi Mina, e che il brano assume tutto un altro aspetto. Poi, ovviamente, fra questi cantautori ci sono anche quelli che comunque sanno anche cantare. Cioè, vedi Tiziano Ferro, vedi Claudio Baglioni stesso, Elisas, che abbiamo detto. Quindi c'è stato un periodo dove andava molto di moda appunto il cantautorato, quello dove era più importante ciò che si diceva. Ad esempio, questo discorso, quindi da qui mi ricollego a un'altra cosa, si parla adesso tanto della carenza di autori, sei d'accordo su questa cosa qui? La carenza di autori è sempre determinata dalla carenza di cantautori e dalla carenza di interpreti, sono sempre quelle due situazioni di talent in Italia che hanno rovinato tutto. Perché una volta i discografici andavano nei locali ad ascoltare i gruppi, ad ascoltare i cantautori, e c'era gente in grado di investire su personaggi. Oggigiorno purtroppo no, è un dare per avere, non ci sono soldi, quindi tu mi fai passare il mio in TV, io poi ti faccio, eccetera. È tutto un discorso totalmente diverso. I cantautori ci sono, io che ho visto qualche concorso anche importante, ho fatto parte anche nella giuria del Castrocaro, i cantautori bravi ci sono, ma non si ricaga pari nessuno. Ma quindi, tornando alla domanda di partenza, che tipo di background deve avere un cantautore? Nel senso, deve saper suonare uno strumento, deve tutto, capito, quello che riguarda appunto l'apprendimento, che cosa deve saper fare? Ci sono delle linee generali? Oggigiorno secondo me ancora di più. Oggigiorno, se vuoi fare il cantautore, devi sapere suonare uno strumento, devi conoscere l'armonia abbastanza bene, perché anche quello è un discorso che diventa molto limitativo. Devi avere una cultura musicale, no musicale scusate, letteraria anche, cioè non puoi scrivere testi se sì, insomma, tanta passione, determinazione e soprattutto cercare sempre di andare oltre le proprie possibilità, mai fermarsi. Adesso sono così, sono arrivato. No, andare sempre oltre alla ricerca, sempre mettersi sempre in gioco. Allora, adesso, prima di lanciare la pubblicità, volevo far ascoltare Disegni di Donna, che è un tuo pezzo, e volevo che, prima di mandarlo, volevo che tu dessi un po' una spiegazione, nel senso che di che cosa parla. Questo è un brano che io ho arrangiato circa 6 mesi fa. Ed è un brano che invece ho scritto nel 1993,
È un brano che io scrissi all'epoca dedicato a una ragazza che aveva avuto varie traversie, fra cui la perdita del ragazzo quando era molto giovane, 17 anni, e così è una canzone di speranza, insomma, per cercare di dare una speranza a chiunque passi dei momenti brutti. Però parallelamente parla anche della difficoltà poi di credere di poter superare queste problematiche, ecco. Allora, è registrata con la mia voce, quindi vi facciamo ascoltare Disegni di donna e poi la pubblicità. Musica, sorriso e fantasia, ma soprattutto Radio Derby Web.
Isa Jazz Quartet, disponibili per cerimonie ed eventi. Per informazioni ci trovate su Facebook e MySpace, oppure potete contattarci al 347-2682-059 o scrivendo a isajazzquartet@hotmail.it. Eccoci di nuovo qua. Allora, ci stiamo avvicinando alla conclusione. Un'ultima domanda che ti volevo fare è quella che riguarda le collaborazioni, nel senso, io ho sentito in giro pareri molto discordanti riguardo a questa cosa qui, nel senso che c'è la teoria, mi riferisco sempre ai cantautori, che un cantautore dovrebbe sapersela cantare, suonare, dovrebbe saper far tutto. Ci sono altri invece in cui dicono che comunque le collaborazioni, per quanto riguarda, e adesso in questo caso faccio il nostro esempio, dove ultimamente io ho iniziato a scrivere i testi e tu la musica. E dal mio punto di vista una collaborazione è arricchente, anche perché io non ho la conoscenza musicale che puoi avere tu dopo 20-30 anni comunque di studi, esperienze e tutto quanto. Tu a questo proposito cosa ne pensi? Io ho sempre trovato nel mio piccolo, naturalmente, molto gradevole la collaborazione, perché ti apre verso altri orizzonti e poi diventa un pochino un giochino quello di pensare: adesso ho scritto così, chissà cosa salta fuori dal suo modo di interpretare il brano, cioè mi incuriosisce. Io credo comunque che non ci sia una regola fissa, vale a dire, ci possono essere cantautori molto bravi ad esprimere le proprie canzoni, e però è altrettanto interessante sentire poi i grandi interpreti affrontare questi brani, come succede poi per gli Evergreen. Voglio ricitare di nuovo la mia preferita, l'Aguilera ha cantato At Last, per dire, brani molto conosciuti, adesso altri titoli così al momento non mi vengono, e l'ha fatto con la propria personalità, e sono convinto che se il compositore avesse potuto sentire il brano realizzato da questa grandissima sarebbe sicuramente rimasto contento. È stimolante sentire varie possibilità interpretative, e ripeto, non casuali. L'istinto non esiste, l'istinto è animale, noi siamo uomini e ciò che definiamo istinto è la velocità di apprendimento, di raccogliere ciò che ci circonda e di esprimerlo. Allora adesso, quello che, se hai piacere, ti farei dire un po' quelli, nel senso che tu gli altri lavori che fai, il discorso di compositore, arrangiatore eccetera, se magari lasci i tuoi recapiti, i tuoi contatti nel caso qualcuno avesse bisogno. Sì, dunque io sono disponibile per quanto riguarda la scrittura, dal testo alla musica, all'arrangiamento, anche semplicemente arrangiare brani, consigli sulle strutture, perché molte volte si inizia questo cammino senza sapere bene cosa si vuole realizzare, e l'esperienza aiuta nel capire: guarda, qui c'è una strofa troppo lunga, qua manca un ponte, eccetera. Io mi rendo disponibile per queste cose qui. Il mio recapito telefonico 347 41 92 315, la mail gabriele_bertozzi07@libero.it. Allora, Gabriele lo trovate anche su Facebook. Per quanto riguarda la scuola, il centro di formazione musicale musicare di Forlì, anche sempre su Facebook trovate la pagina, dove trovate anche il recapito da contattare nel caso siate interessati a prendere lezioni di basso, batteria, percussioni, pianoforte, chitarra e canto.
per tenervi aggiornati sul programma Improvvisa trovate la pagina sempre su Facebook, dove metteremo volta per volta in anticipo gli argomenti delle puntate che andranno in onda. Il prossimo appuntamento è per venerdì 16 novembre dalle 19 su Radio Derby Web, e l'indirizzo è www.radioderbyweb.altervista.org. Andremo, registreremo sempre qui alla Collina dei Conigli, e la prossima volta sarà ospite Riccardo Eterno, che è un produttore discografico. L'argomento della serata sarà opportunità o truffa, come riconoscerle, quindi lo metterò un po' in difficoltà da discografico. Lui presenterà il suo lavoro e presenterà anche un progetto, che è un festival che si chiama Celebrity Festival Cover Edition. Quindi ci vediamo la prossima volta, ciao! Musica, sorriso e fantasia, ma soprattutto Radio Derby Web. Adesso va. Ok. Improvvisa alla Collina dei Conigli. Siamo qui alla Collina dei Conigli. Tutti i mercoledì sera alla Collina dei Conigli. Il programma si chiama Improvvisa. 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 Il venerdì in onda su Radio Derby Web. Ogni mercoledì sera alla Collina dei Conigli Improvvisa. Va in ordine di sera. Improvvisa. Improvvisiamo in onda il venerdì sera. A partire dalle ore 19, collegatevi su Radio Derby Web. Su Radio Derby Web. E sarà in diretta il mercoledì alla Collina dei Conigli, ma live a Radio Derby Web il venerdì. Va, va. 1, 2, 3, prova. 1, 2, 3, prova. Improvvisa. 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 Sai cosa sia veramente la comunicazione? Conosci veramente cos'è un'emozione? Se hai risposto no ad almeno una domanda, ti invito ad iscriverti al seminario superiore sulla comunicazione. Informati mandando una mail a reterno@alice.it oppure contatta il 347-900-9007. Isa Jazz Quartet, disponibili per cerimonie ed eventi. Per informazioni ci trovate su Facebook e MySpace, oppure potete contattarci al 347-2682059 o scrivendo a isajazzquartet@hotmail.it. Centro di formazione musicale di Forlì, Musicare, in via Francesco Nullo. Insegnanti con esperienza pluriennale impartiscono lezioni di pianoforte, canto, basso, chitarra, batteria e percussioni. Per informazioni contattare il 330776643. Gabriele Bertozzi, insegnante di canto e pianoforte. Per informazioni contattare il 347 41 92 315.